Buongiorno, è sabato e se avete visto il precedente video sapete già che ho l'Invisalign, infatti parlo un po' come capita, perché le prime 24 ore sono toste. Vi dirò che parlavo meglio ieri appena ve l'ho messo, se avete visto il blog l'avete scoperto. Sto mettendo un po' di protezione solare perché vado all'Eurospin a fare la spesa, quindi ho finito di fare skincare e adesso metto la protezione solare. E sì ragazze, nelle prime 24 ore, cioè nelle prime ore parlavo meglio, adesso sto iniziando a parlare male perché mi dà più fastidio. All'inizio mi dava meno fastidio, adesso sto impazzendo per la parte superiore che mi dà qua e qua, mi batte dentro la parte interna del labbro e quindi mi dà molto fastidio. Quindi per evitare questo fastidio sicuramente metto la bocca in una maniera strana e parlo in questo modo, poi la S un po' se ne va, fa culo. Sì, questo è sicuramente vero. E insomma, ho dormito abbastanza bene, però mi sono svegliata strapresto e niente, il punto è che non è dolore ma è fastidio. Però è quel fastidio che uno tollera quando sa che finirà presto, tipo, non so, vai dal dottore, dal dentista, ti fa la pulizia dei denti, non fa male, è fastidioso, ma tranquillamente reggi perché sai che di lì mezz'ora, 40 minuti è tutto finito. Se ti dicessero che devi vivere vita natural durante col fastidio della pulizia dei denti, ti spareresti un colpo, perché un fastidio protratto per così tanto tempo diventa insopportabile, no? Ecco, in pratica psicologicamente le prime ore sono un po' così, che tu senti tanto fastidio, non male ma fastidio per ora, anche se penso che fra un po' mi si creeranno qua sotto delle afte, perché qua ci sono delle ruvidità che credo che serviranno per l'aggancio degli elastici, presumo, che grattano veramente tanto contro il labbro interno, contro la mucosa, e mi danno veramente fastidio. Quasi male lì, secondo me fra un po', molto fastidio, non doloroso, ma fra un po' sarà male perché si creeranno delle afte. La parte di sotto mi dà molto meno fastidio rispetto alla parte di sopra. Strano a dirsi, perché io ero convinta che qua, avendo un enorme affollamento, non lo so, mi desse più fastidio. Invece mi dà tanto fastidio qua dietro. Qua dietro ha proprio una parte molto sporgente verso l'interno che, ragazzi, dà proprio fastidio. Comunque stamattina mi sono svegliata alle 6:20 e ho preso un caffè. Se avete visto il vlog dove praticamente faccio le prime 24 ore di Invisalign, l'avrete visto. Ho preso il caffè, ho finito un articolo sul sito, ho fatto un po' di lavoro appunto al computer e poi adesso sono le 11, giusto? Sì, in pratica dalle 6:30 fino alle 10:30 ho lavorato per 4 ore al sito e sul computer. Adesso vorrei mangiare qualcosa perché non ho fatto colazione stamattina, perché purtroppo avevo proprio il bisogno di levarla per un po' e tra una roba e l'altra non l'ho tenuta per mezz'ora, che è tanto. Quindi adesso devo cercare di ridurre i tempi, perché in totale la voglio levare massimo un'ora al giorno per tenerla almeno 23 ore. Quindi adesso veramente 5 minuti di levare mascherina, mangiare qualcosa e lavare di nuovo i denti, rimetterla e andare all'Eurospin. Vi faccio vedere come si leva e magari anche come si mette. Se siete delle persone che si schifano di vedere dei fili di saliva, non guardate, perché purtroppo è così. Quando la levate, soprattutto presuppongo adesso all'inizio che non sono molto pratica, magari si vede, se vi fa schifo non lo guardate. Se invece siete interessati a mettere l'Invisalign e magari volete vedere come si fa, non è che sia niente di che, però ve lo dico perché magari vi dà fastidio. Allora, un consiglio che vi do, che mi ha dato anche il dentista, è di mettere sempre le mascherine in un bicchiere, in un contenitore. Avete anche il contenitore, io a casa uso il bicchiere perché così lo lavo, eccetera. Se invece devi andare in giro, hai proprio la tua scatolina, la faccio vedere nel video appunto delle prime 24 ore di Invisalign. Questo perché
Perché se la mettete in un fazzolettino di carta, tipo, potrei mettere tipo nel fazzolettino, avvolgerla e le poggiate lì. Mentalmente il fazzolettino lo associate a qualcosa da buttare e magari in un momento in cui siete sovrappensiero lo gettate via. È successo a un sacco di persone, quindi non lo fate mai. Adesso andiamo a levarla. Levo prima quella di sotto e poi quella di sopra. Ok, fatto. Fa un po' male. Cioè, un pochino i denti si indolenziscono, ma leggermente, ragazze. Allora, ho 5 minuti contati. Via. Devo mangiare queste. Le protein balls, mi dovrò lavare i denti alla velocità della luce perché queste hanno anacardi e cocco. Uffa, che non riesco ad aprirle. Hanno anacardi e cocco, quindi fanno un sacco di pezzettini, vanno lavati bene bene i denti. Ma come sapete, sono quelle che preferisco, mi è arrivato l'ordine, poi ve lo faccio vedere. Ah, i denti indolenziti sono quelle che adoro, le mie adoratissime, le ho riprese perché non potevo stare senza. Com'è? Ok, rimessa al volo, lavato tutto, rimesso. Adesso vado a fare la spesa all'Eurospin perché una di voi mi ha segnalato che ci sono delle offerte che a me interessano, di cose che io compro. Se vi va, dopo facciamo lo svuota alla spesa. Ai, ragazze, scusate, io ogni tanto mi toccherò le prime volte così. Non prendetemela male, non prendetela come una mancanza di rispetto, perché proprio ve lo giuro, a volte non riesco, mi rendo conto. Poi passerà, passerà, questa F, poi passerà. Dicono di aiutarsi tanto leggendo a voce alta, ma proprio fastidio qua, quindi mi viene da toccare così, fare così, tipo come massaggiare il dente, non so. Vi chiedo scusa perché in questo primo periodo sarò un po' così. Va bene, però sono contentissima, non c'è minimamente in me traccia di delusione o scocciatura, anzi, sono la persona più felice di questo mondo. Ho desiderato questo momento. Che sembra che io abbia speso, ho speso praticamente la stessa cifra di una Chanel. Mi fa specie pensare appunto che ci sono ragazze che possono comperarsi la Chanel e io ci ho messo un sacco di tempo a comprarmi l'apparecchio. Io sono contentissima per loro, bada bene, io sono di quelle persone che non soffre minimamente di invidia, anzi, quando, che so, vedo una Chiara Facchetti o Nicole Usel che si comprano magari per ogni compleanno, ricorrenza Natale, tipo 2 o 3 volte l'anno, una Chanel che costa quanto il mio trattamento Invisalign. Io sono contentissima per loro, non penso che facciano male, non le giudico male, non penso siano superficiali, penso che lavorino, si guadagnino i loro soldi e se li spendono come cavolo vogliono. E se io fossi in loro, farei uguale. Però mi fa specie pensare che veramente sembra che mi sono regalata una borsa e sono contenta come se mi fossi comprata la borsa, forse anche di più perché questa cosa l'ho veramente super desiderata. Va bene, adesso è il momento di inforcare, non gli occhiali, ma un abbigliamento adeguato. Metterò qualcosa di comodo, magari una tuta, qualcosa. Vamos al supermercados. Allora, prima di fare qualsiasi altra cosa, volevo mettere a posto l'ordine che mi è arrivato appunto da poco di Foodspring. Sono piena di cose, vi faccio vedere. Ho ordinato, allora, la maggior parte li ho ordinati io, scegliendo appunto quello che mi mancava. Come sapete, per correttezza lo dico sempre, ma chi mi segue ormai lo sa, io collaboro con Foodspring, mi alleno costantemente e loro mi forniscono sempre tutta la mia alimentazione, fitness e i miei integratori. Se volete acquistare in info box trovate sempre il link ai prodotti che magari vi faccio vedere, più il mio codice sconto che vale tutto l'anno, vi dà il 15% su tutto quello che nel sito non è in sconto. Vi faccio vedere cosa ho preso. E vi dico un po' com'è. Allora, queste lo sapete, le adoro, sono delle palline proteiche di frutta secca, queste qua sono anacardi e cocco,
per me sono lo snack più buono, ma proprio non fitness, proprio a livello di bontà sono uno degli snack più buoni. Devo dire che adesso mi tornano particolarmente utili perché dovendo far veloce a mangiare con la mascherina, riducendo notevolmente i tempi, insomma meglio perché in un attimo ho qualcosa di pronto. E ho preso quindi quelli, vabbè, ma quelli mi piacciono, è inutile che ce la raccontiamo, sono proprio una delle mie cose preferite. Poi ho preso le barrette, queste qua, io quelle che amo di più sono le crunchy vegan, sono strabuone, e queste qua, le extra chocolate. Queste le ho prese un po' per cambiare, forse però le mie preferite sono le vegan, perché sono più piccoline, sono crunchy, sono strabuonissime. Però anche queste, questa volta ho voluto cambiare, ho preso queste qua alle mandorle. E aspettate, mi dimentico sempre, sempre, sempre. Queste sono cioccolato bianco e mandorle. E poi invece ho preso anche queste qua di quest'altro gusto, che invece sono double choc cashew, cioè double choc cashew, credo. Cioè doppio cioccolato e anacardi, molto buone anche queste. Poi sto prendendo il caffè la mattina, lo sapete, per fare in fretta durante la colazione. Ho pensato di mangiare il biscotto, quindi caffè con il biscotto inzuppato per fare una colazione più veloce possibile, perché ragazzi io le voglio tenere 23 ore, al di sotto delle 22 non va bene, ma se si tengono le mascherine 23 è meglio. Quindi ho ripreso questi con le gocce di cioccolato, sono veramente buoni, un biscottone tipo un mega cookie, molto buono da inzuppare nel latte o nel tè, molto molto buono. Poi ho preso questo che vi ho detto che lo utilizzo per i gelati, praticamente è la nuova versione, credo che sia un'edizione limitata, non so quanto durerà ancora, so che hanno avuto un sacco di richieste e l'avevano in pratica riproposta, questo almeno avevo capito. Comunque per ora c'è ancora, è quella al salted caramel, è la protein cream, anziché nella versione classica con le nocciole, questo è praticamente il caramello salato, è una droga. Cioè io ne metto una pallina all'interno dei gelati proteici che faccio sempre con le loro polveri ed è strabuona. E poi ho preso zinco magnesio, che sapete che il magnesio lo prendo prima di andare a letto perché regolarizza un sacco di funzioni ormonali, tra cui anche il ciclo sonnoveglia, quindi aiuta a dormire bene. E loro hanno praticamente il prodotto che congiunge zinco con magnesio e permette l'assimilazione meglio di entrambi gli elementi. E poi invece loro mi hanno mandato, avevo chiesto io le proteine alla banana e me le hanno mandate, ma mi hanno mandato anche due barattoli di proteine vegane. Io non prendo proteine vegane di regola, le prendo normalmente al siero del latte, non le avevo ordinate io, però me le hanno mandate e mi fa piacere farvele vedere, perché secondo me magari ci sono delle ragazze che quelle del siero del latte magari sono vegane, vegetariane, insomma non le mangiano, e quindi perché no vi faccio vedere queste. Peraltro le avevo già assaggiate, quelle vegane al cioccolato se non sbaglio, sono buone uguali. E questi sono due gusti veramente sfiziosi, ve le faccio vedere, vi giro perché voi siete posate sui barattoli. Ecco qua, queste sono quelle che ho preso io, cioè quelle alla banana, che d'estate mi piacciono molto i gusti fruttosi, più che d'inverno, quindi ho ripreso la banana che è uno dei miei preferiti. Queste invece sono quelle che mi hanno mandato loro, quelle vegane. Queste qua sono al gusto cookie e queste qua sono al gusto cioccolato e noccioline americane, quindi arachidi. Quindi se vi interessa a provarle vegane, perché magari vi avete un'alimentazione di questo tipo, ci sono. Io vi lascio però di tutto quanto il link in info box col codice sconto, poi vedete voi. E adesso volo a fare la spesa. Eccomi qua, sono tornata ragazzi, non ho fatto lo svuota la spesa perché è durato 30 minuti tipo, adesso dovrò tagliare, editare eccetera. Quindi tipo veniva un vlog solo di svuota la spesa. A questo punto ve lo metto qua come spin-off appunto del vlog, e se vi fa piacere ve lo andate a vedere dopo che vi siete visti il vlog, mi raccomando. Tanto basta schiacciare qua la i, vi si apre tutto l'elenco di video che vi lascio in scheda come sempre. Quando finite di vedere il vlog vi vedete quello che vi pare. Io adesso devo
mettere a posto tutto e cucinare il pranzo, sono le 2:10. Più tardi viene Pablo perché mi deve aiutare a fare delle fotografie e vorrei che trovasse tutto a posto perché così possiamo anche magari farci una passeggiata insieme e fare le foto. E cos'è che volevo dirvi? Ah, che devo cucinare la spigola, devo farla al forno. Allora, io intanto adesso non farete in tempo a darmi i suggerimenti per questa volta, perché adesso io chiudo qua, mi metto a cucinare, cerco una ricetta, in qualche modo la farò. Però, siccome non sono molto molto brava a cucinare il pesce al forno, cioè non ho tante idee, devo cercare una ricetta. Se voi ne avete una di quelle super approvate, lasciatemela, ditemi o ditemi come si chiama, poi io me la cerco come vi viene più comodo. E basta, quindi adesso devo mettere a posto tutto sto caos, ragazze. E basta, noi ci vediamo più tardi. E tanto questo vlog prenderà qualche giornata, insomma. Ci vediamo più tardi, magari quando avrò finito, mangiato, eccetera, perché non vedo l'ora di mettere a posto, preparare il pranzo e riuscire a togliermi un pochino l'apparecchio, perché me lo strapperei di dosso in questo momento. Allora, ragazzi, ora di cena sto un pochino uscendo di testa, mi dà proprio molta noia, cioè non, me lo vorrei togliere ma non posso, quindi ceno. E anche qua però ho terrore di cenare perché a pranzo, non mi ricordo nemmeno se ve l'ho detto oppure no, perché sono ormai sfasata, perché il dolore mi sta martellando. Quando l'ho levato a pranzo, i denti di sotto mi facevano talmente male che non sono riuscita a masticare della mollica di pane. Cioè, proprio ho preso solo la mollica, non riuscivo neanche a masticarla, ho dovuto masticare con i denti laterali che fanno male pure loro, ma non quanto i denti davanti. Cioè, i denti davanti sotto mi fanno malissimo, non tanto quell'apparecchio che è un indolenzimento, ma a masticare all'ora di pranzo stavo impazzendo, quindi all'ora di pranzo alla fine avevo talmente voglia di levarlo che non ho fatto il pesce perché avrei dovuto aspettare di metterlo in forno e avevo preso appunto del branzino, ve l'ho detto, quello sì. Alla fine avevo una fettina di pollo in frigorifero, mi fa tantissimo male qua, mi stanno venendo le afte, si vede che sono, vedo anche la faccia che è proprio provata. Poi mi sono svegliata alle 5:30, sto svarionando, sono le 8:30 di sera, mi sembrano le 4 di notte. E intanto ho messo online il video delle prime 24 ore, il vlog, se vi va di vederlo ve lo lascio. E quindi vi dicevo, non avendo voglia di aspettare perché volevo mangiare subito e levarlo, ho fatto del pollo che avevo in frigorifero, una fettina che stava marinando, con le spezie, l'olio, un po' di limone, e l'ho fatta in padella e mi sono fatta un'insalata di pomodorini con del pane morbido, proprio di quello con la mollica. Ho levato la crosta, ma il pollo l'ho tagliato a pezzetti così piccoli e l'ho inghiottito intero. I pomodori idem, li ho tirati giù tipo capsule da inghiottire. Il pane proprio che era gommoso in bocca, l'ho masticato un pochino. L'ho fatto praticamente coi denti di dietro, sto impazzendo, ragazze. Molto difficile questi momenti. Adesso voglio solo andare a letto, cercare di dormire, di dimenticarmi di sta cosa. Vorrei dire levarlo e mettermi a dormire. Sono ricordata di quando a 15 anni ho messo le lenti a contatto rigide, che i primi tempi danno super fastidio, però quando non ne puoi più te le levi, ti metti gli occhiali. Qua invece non c'è tregua perché devi portarlo sempre. Per cui ho deciso di fare il pesce adesso di sera, che la spigola dovrebbe essere bella morbidina, la tiro giù. E ho trovato una ricetta che praticamente dice di farla al cartoccio. Vi faccio vedere cosa ho preparato. Allora, in pratica, vedete, ho preso i filetti appunto così di spigola. Ho preso la mia padella a cui si può levare il manico. Fighissima questa qua, se le trovate, vedete, ha il manico removibile. E così la potete mettere in forno, è fighissima. Foglio di carta da forno. Poi, aspettate che... Io sono un po' schifiltosa con l'odore del pesce, è una mia pecca. Lo devo sempre prendere non con le mani, perché sennò mi sembra che l'odore di pesce mi rimanga 6 anni sulle mani. Comunque faccio così. Sembro Barbieri quando dico così, e lui dice sempre così. Ok,
sono tre, ma ragazzi, mangerò giusto questo e me ne andrò a letto. Farò anche magari delle patate. E questo adesso lo lascio insaporire così, nel frattempo sbuccio le patate, le metto in forno, che ci metteranno un po' di più. All'ultimo aggiungo la teglietta del pesce, faccio due tegliette separate. Ho preparato del pomodoro, scalogno, prezzemolo, aglio e olio. Quindi vado praticamente a metterla sui filetti. Dovrebbe venire veramente super buonissimo. Almeno a me ispira tantissimo. Così. E poi chiudo in questo modo, cercando di fare appunto un cartoccino. Ecco. No! Ok. E metto tutto in forno così e poi faccio un contorno di patate. Magari dopo, se non sono morta nel frattempo perché non ce la faccio più, vi faccio vedere il risultato. Pesce e faccio un po' di patate. Adesso prendo una teglia, taglio due patate sottili sottili, belle rotonde, a fette tipo chips, e le passo in forno. E quando vedo che la patata è quasi pronta, metto questo, che ci vorrà secondo me un quarto d'ora massimo, secondo me anche meno. Voilà, cartoccio pronto, le patate sono quasi pronte. Le ho fatte chips praticamente, cioè chips, taglio tondo, poi non sono venute chips perché io non ho il grill purtroppo, però buone lo stesso. Eccole qua, adesso vado a levare la mascherina proprio all'ultimo momento e mangio. Buongiorno, è domenica, va un pochino meglio, non benissimo, però un pochino meglio. Ho dormito peggio la seconda notte della prima, non lo so perché, stanotte ho dormito peggio di ieri. Sono svegliata un sacco di volte, mentre l'altro giorno mi sono svegliata presto, ma ho fatto tutta una tirata. Svegliarmi più volte mi ha lasciata più stanca e infatti mi sono tirata giù dal letto, che erano le 10, cioè il giorno prima le 5 e mezzo, il giorno dopo le 10, sono sballatissima. Ma mi sono svegliata stanca perché mi sono svegliata tante volte, quindi fase REM, sapete, l'ho interrotta secondo me più volte e sono stanca. Quindi adesso sono le 5 e mezzo, ma io sono bollita come se avessi fatto non so che cosa. Ho girato dei video, ne ho editato 3 per portarmi un pochino avanti, perché se domani sarò stanca potrò non fare niente, avrò già fatto un po' di cose, ho messo l'articolo, anzi ho finito l'articolo, ho messo su, ho editato 3 video, ho consegnato delle robe che dovevo mandare a un cliente, insomma sono contenta. E adesso voglio andare in farmacia perché mi avete fatto mi avete dato vari suggerimenti. Uno di questi è che esiste una Ceror per apparecchi ortodontici, quindi che potrò mettere qua fra queste due escrescenze dell'apparecchio che mi stanno torturando il labbro qua, mi stanno ammazzando. Quindi vado in farmacia a prenderlo. Prenderò il nuovo colluttorio e il dentifricio. Il dentifricio mi avete chiesto se ne prendo uno specifico, no, guardo semplicemente quelli indicati per prevenzione di parodontiti e recessioni gengivali, visto che c'era l'Elmex e vari altri, ne prendo uno di questi. E poi mi avete consigliato anche un gel che si chiama Alovex, forse, Alovex, qualcosa del genere, me lo sono segnato. E che lenisce tantissimo nel caso appunto di apparecchi eccetera, quindi chiederò al farmacista di questi due prodotti e vado quindi a prendere questa cera o questo gel o entrambi, non so se sono utili entrambi, e colluttorio dentifricio, quindi vado in farmacia. Volevo prima bere, guardate cosa ho fatto, voi magari non lo vedete che è in trasparenza, ah si vede, vedete la menta. Non so se avete visto lo svuota la spesa, ho preso la menta, perché non riesco a aprire questo coso, mamma mia, ma ah, mamma, era
per aprire devo stringere e mi sto spaccando. Sapete che non vi rendete conto, ma stringete i denti per far forza, vabbè. Tè alla menta, ragazzi, l'ho fatto stamattina, l'ho messo in fresco e lo voglio bere così per evitare di macchiare il più possibile le mascherine, che secondo me se bevo così si scuriscono prima. Non ci posso bere bevande calde, troppo calde, non ci dovrei bere niente di zuccherato. Questo è appena appena dolcificato con uno zig di dolcificante in tutta quanta la bottiglia, quindi lo bevo appunto con la cannuccia. Mamma mia che buono, vado pazza per il tè alla menta. E in questi giorni non so se è normale, ditemi se voi avete portato apparecchi, se è così, ho le labbra completamente distrutte, strasecche. Una ragazza mi ha detto che è normale. Ah, mi è stata un colpo con la cannuccia, che male. Perché sono tutta, ho perso un po' tutta la sensibilità e la coordinazione, anche sembra una cosa stranissima. Quindi ho tutta la bocca, tutte le labbra super secche, tanto che stamattina ho fatto lo scrub della Lush, che ho visto che si era un po' rinsecchito, e l'ho rivitalizzato mettendoci dentro dell'olietto per il viso, e olio di mandorle con qualche cos'altro, un olietto dell'Atenas, e ho fatto proprio questo scrub e poi me le sono impastate di burro di cacao, perché ragazze sono distrutte. Bevo con la cannuccia perché tanto non mi importa tantissimo se si scuriscono dietro. Diciamo che in linea di massima si devono ottenere 10 giorni, quindi anche se si ingialliscono, comunque 10 giorni le butti via, poi te ne metti una bella fresca e pulita. Quindi non è che ci sia tantissimo problema. Altre di voi mi hanno segnalato un gel per la pulizia che conosco. L'ho sempre sentito nominare da tutti quelli che usano l'apparecchio in Invisalign, si chiama Gel Dis. E niente, ho visto che è molto diffuso, però io ho preso il dentifricio e le pastiglie per gli apparecchi ortodontici da sciogliere. Per il momento mi sto trovando bene così, mi sembra che vengano belli puliti. Molti mi hanno detto no, non usare il dentifricio, è troppo aggressivo, ma comunque la mascherina dura 10 giorni, cioè quanto è che sia aggressivo, lo usiamo sui denti, penso che possa andare bene. Poi comunque il dottore mi ha detto che non ti sarà stressare, lavare col dentifricio va benissimo, quindi più che dar retta a lui, insomma, mi fido tranquillamente. Effettivamente quando le levi, essendo ovviamente state a contatto con i denti tutto il tempo, puzzacchiano un po', come normale che sia. Però vedo che dopo che le lavo con questo dentifricio, questo dell'Eurospin, poi dice freschezza colluttorio, freschezza menta. È effettivamente molto fresco. Mamma mia, dico freschezza che sembro giovanotti. Giovanotti, esci da questo corpo, ti prego! Comunque, adesso finisco di bere questo tè, mi metto qualcosa addosso, ragazzi, c'è un freddo, cioè, è arrivata la primavera, sto cavolo, è rivenuto giù un freddo boia, vabbè. Mi vesto e vado alla farmacia a comprare appunto queste cose, e sono riuscita, però sono anche orgogliosa di me stessa, perché sono riuscita a filmare il sedere in cucina, ragazzi, cose semplici, perché da più di star qua a cucinare, cioè, vedete che faccia ho, sono sbattutissima, non vedo l'ora di andare a letto. Vado in farmacia, compro queste cose, mi strucco bene, anche se ho solo il mascara, un po' di blush, e mi metto a letto, perché sono distrutta. Cioè, è proprio vero come dormire male. E avere un fastidio costante ti devasta proprio. Poi ho tutte le labbra secche, non riesco a parlare bene, quindi comunque nel complesso mi sento cappao. Assolutamente, non è che mi stia lamentando, ve lo sto raccontando, è una lamentela relativa, io sono contentissima, affronterò con coraggio e determinazione questa cosa, perché voglio dire, ecco, coraggio, non è che ci sia tutto sto coso, però sapete che i denti sono quel fastidio proprio martellante che è invalidante durante la giornata, è infastidente parecchio, no? Però assolutamente si fa tutto l'ho tanto desiderato, quindi io sono felice, insomma, di fare sto percorso, certo. Un po' la rottura, ma vabbè. Vamos, mi metto il tè di Coat, quello blu elettrico, perché c'è freddo e vado. Eccomi, sono tornata. Allora, sono stata in farmacia. Che faccia sbattuta che ho, ragazzi, ho dormito malissimo. Se facevo delle sta roba e poi me ne vado a dormire.
Sono le 7:20, tipo che riemergerò da quel del soppalco alle 9:30 per mangiare la mia panzanella e la mia fettina di pollo. Non prima. Va bene, comunque, sono stata alla farmacia Boots e ragazzi, non facciamoci fregare, per non dire un'altra parola, dai prezzi della farmacia per cose che possiamo trovare al supermercato. Infatti, ho preso delle cose che adesso vi faccio vedere e ho speso la bellezza di 18,30 euro, perché andare in farmacia è tipo veramente farsi spennare, è tutto carissimo, ma queste cose non ce le avevano dalle altre parti. Ho preso queste che secondo me non le ho neanche pagate care. Fatemi vedere lo scontrino che l'ho messo via perché sono detraibili. Allora, questo l'ho pagato 5,90 e sono praticamente 6 testine di quelle tipo da scovolino, le ho prese più sottili possibile, 0,4 mm. Praticamente servono per andare a pulire bene tra spazio, tra gli spazi dei denti. Io assolutamente qua davanti e qua sotto non posso inserire assolutamente gli scovolini, faccio fatica, molta fatica a inserire il filo cerato. È già quello, a volte mi si incastra, rimango col filo a penzoloni, devo torturarmi per riuscire a levarlo, mentre dietro nei molari riesco, soprattutto dentro, dietro, per pulire bene 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 il molare, non me lo posso ancora pulire, il molare che ho ancora incluso, che è quello che mi è cresciuto orizzontale, il mio dentista che mi ha in cura, quindi l'ortodontista che mi ha in cura per Invisalign, è del parere di lasciarlo per il momento lì, di non toccarlo e di vedere un po' come si comporta, perché è sano, è storto ma non mi fa male, non è cariato, è completamente sano, solo che ha bucato la gengiva, quindi è venuto un pochino fuori, ha fatto capolino, quindi avendo bucato la gengiva ha formato quella che si chiama tasca gengivale, cioè una vera e propria tasca. Dentro questa tasca è molto difficile fare bene la pulizia, perché finché lui era chiuso dalla gengiva sotto non si poteva infilare nulla, era chiuso. Adesso che lui ha bucato la gengiva, e non è da tanto, perché a me mi hanno sempre fatto male da quando mi sono cresciuti, per 15 anni hanno continuato a muoversi, a girarsi, tant'è vero che io prima avevo orizzontale anche questo, e invece poi dopo questo si è raddrizzato, questo è rimasto orizzontale, vabbè. Quindi questi servono in pratica per andare a infilarli bene lì nella zona tra dente e dente e nella taschina gengivale, per pulire bene e levare dei residui che si incastrano, eccetera. Fa schifo, ma è così. È la pulizia dentale. E in quella taschina lì, la sera prima di andare a letto, devo mettere una puntina di questo prodotto che si chiama Cura Set con clorexidina 1% di gluconato. Io prima stavo usandone un altro che era lo 0,5, lui mi ha detto che è meglio l'1%, mi ha consigliato questo, o meglio sua moglie che è la dentista, l'altra volta mi aveva detto di prendere quello all'1%, mentre lui è ortodontista, è dentista ma specializzato in ortodonzia, quindi segue proprio dal punto di vista di ortodonzia, sua moglie è una dentista e lavora nello stesso studio, e quindi ho preso anche questo l'ho pagato in pratica Cura Set 7,90. E poi invece ho preso quello che mi avete consigliato voi, ho chiesto al farmacista, mamma mia come parlo, Giovanotti mi fa un baffo bellissimo, proprio bellissima. Questa è la cera ortodontica, in pratica sono delle specie di quadratini che si prendono, si schiacciano sopra questo punto qua, che è quello praticamente dove ho la sporgenza ruvidina dell'attacco, dove poi credo si metteranno gli elastici, credo, ma ne sono sicura, comunque ha una ruvidità esterna che mi sta uccidendo. E invece non ho preso l'Alovex, credo che si chiami Alovex, aspettate che ve lo dico, perché così se a qualcuno serve il consiglio che era validissimo che mi ha dato una di voi. Alovex, sì, serve proprio per, cioè tutta la linea, colluttorio, spray, gel, e serve per curare le afte in bocca create soprattutto da apparecchi ortodontici, ma a me ancora non mi si è formata, mi si sta per formare, però mi ha detto la farmacista, se metti subito
la cera ti passa da solo, in qualche ora non hai più niente. Se già avessi l'afta dovresti mettere l'Alovex. Speriamo invece che con questa si scongiuri l'afta. Quindi per ora non l'ho comperato, costava 12 euro, quindi avrei speso tipo 30 euro in tutto. Quindi siccome ancora non è necessario, perché l'afta ancora non c'è un fastidio, un arrossamento, ma con la cera dovrebbe passare. La cera costa 4,50. Ok. Detto questo, sono uscita dalla farmacia con una spesa di 18,30. Volevo prendere anche il colluttorio, questo, il Parodontax, che mi avevano consigliato, proprio perché io, sapete, ho la fissa che mi si sviluppi la parodontite alla recessione gengivale, quindi voglio prendere dei dentifrici specifici proprio per la gengiva, eccetera, e per la parodontite. E quindi mi avevano, avevo un po' googlato, guardato, non ho, mi avevano, ho visto online che erano molto consigliati questi due. Cioè, questo, ragazzi, in farmacia costava 7,80 e io l'ho pagato 4,99 al Conad davanti alla farmacia, attraversato la strada. Fossi dovuta andare alla ricerca, vi dico, magari l'avrei anche preso, anche se io di solito faccio, cioè, anche solo per farmi due passi, perché adesso, cioè, usciamo per andare a fare la spesa, è la nostra massima vita sociale. Cioè, da 7,80 l'ho pagato 4,99, ho fatto strabene a prenderlo al market. Bio Repair, scandaloso, costava 5,20, l'ho pagato 2,49, cioè 2,49. Quindi veramente sono contentissima di aver risparmiato, ho fatto benissimo. Quindi, detto questo, adesso mi strucco quel poco che ho, giusto sopracciglia e un pochino di matita e le ciglia, e me ne vado su a letto a vedermi. Sto guardando l'ottava stagione di MasterChef, che ce l'avevo lì dal 2019, e devo ancora vedere l'ottava, la nona e la decima. C'è tanto MasterChef, ma ero rimasta molto indietro. Siccome adesso non so cosa vedere, ho detto vabbè, le rispolvero. Le avevo messe lì, le stagioni, pronte da vedere. Adesso me le guardo. E invece cosa è successo? Che staccando la mascherina qua di lato non riuscivo, forzato, mi si è incastrata l'unghia. Ancora un po', spacco la mascherina. Invece ho spaccato l'unghia. Meglio l'unghia, ragazze. Vabbè, pazienza. Adesso magari le accorcerò tutte. Mi scoccia perché avevo appena fatto il semipermanente, che è fantastico e non si sbecca nemmeno per sogno, lucido, stupendo, è venuto veramente benissimo, e però mi si è rotta l'unghia, cioè proprio mi si è spezzata l'unghia. In realtà credo di averla rotta qua al lato con un colpo che ho dato contro il lavandino. Non so come ho fatto, però ho beccato così di botto contro la lavandino, quindi si deve essere rotta così. Quindi quando poi ho forzato con la mascherina si è spaccata. Vabbè, niente, poco male. Adesso ho tutti i miei prodottini, metto la cera. Ecco, la prima cosa che voglio fare è mettere la cera. E invece stasera provo a usare questi, che sapete che non li ho mai usati. Quindi è prima volta. In pratica, tra una roba e l'altra, mi sono partiti 5, 6, 7,50, quindi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 e 80 di prodotti per i denti. Anche avere una buona igiene orale costa, perché questi vi dureranno un mesetto sicuramente tutto, forse anche un pochino di più, però insomma costano queste robe. Bene, io vi saluto, se questo video vi ha tenuto compagnia supportate il canale, grazie ancora per i 27.000, non l'ho detto subito perché c'è sempre il dispettoso che appena sorpassi i 27.000 ti leva l'iscrizione per il gusto di non farti più esultare. Infatti non l'ho detto, nonostante ciò sono arrivata a 27.000, proprio 27.000, e dopo sono andata a vedere dopo un po', ero di nuovo a 26.999. Vabbè, poi dopo passano un po' di giorni, adesso siamo già 27.020 iscritti, qualcosa del genere, quindi va bene, poi chi se ne importa delle oscillazioni, però sono stata molto contenta, quindi grazie mille di esservi iscritti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi il vostro like, ci vediamo sugli altri social, quindi Instagram, Facebook, sul sito www.langolodisaidori.it. E noi ci vediamo niente domani con un nuovo video, spero di stare sempre meglio, di parlare sempre meglio, perché si può sentire sta Silvia giovanotti.
Un bacio, ciao.